Continua il nostro viaggio in lungo e largo in tutta la Campania per cercare la nuova Miss Italia 2022. Queste immagini vi arrivano dalla città di Ercolano, avremo modo di parlare di Ercolano meglio tra qualche istante. Ci troviamo qui per una finale regionale. Ebbene, sarà una finale molto importante, squisitamente importante, la finale, pensate, di Miss Sport Campania. La ragazza che vincerà questo titolo raggiungerà niente po' di meno che, già da questa sera, la semifinale nazionale di Miss Italia. Bene, allora, conosciamo un po' meglio la città di Ercolano, che ci accoglie a braccia aperte, possiamo dire, in questa giornata un po' calda, questa giornata di luglio. Allora, Ercolano, il 25 ottobre 1999, ha ricevuto il titolo di città, grazie al decreto del Presidente della Repubblica. Ercolano, prima si chiamava Resina fino al 1969, è una città metropolitana di Napoli, in Campania, con più di 50.000 abitanti. Ercolano, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, è famosa nel mondo per gli scavi archeologici della città romana, fondata, secondo la leggenda, da Ercole nel 1243 a.C. e distrutta dall'eruzione del Vesuvio del 70. Il tratto del corso Resina, che dagli scavi archeologici arriva fino a Torre del Greco, è chiamato Miglio d'Oro, dove noi ci troviamo proprio in questo istante, per le ville del XVIII secolo allineate ai suoi lati. Da Ercolano parte la strada che conduce al Gran Cono del Vesuvio per la visita al cratere. Come abbiamo detto in precedenza, secondo la leggenda narrata da Dionigi di Alicarnasso, Ercolano venne fondata da Ercole nel 1243 a.C., di ritorno da Liberia, mentre storicamente fu fondata o dagli Osci nel XII secolo a.C., come sostenuto da Strabone, o dagli Etruschi tra il X e l'VIII secolo a.C. Nel 1997 l'area del Miglio d'Oro, dove, ripeto, ci troviamo proprio in questo istante, questo luogo diventa teatro di una finale regionale di Miss Italia, insieme al complesso Somma Vesuvio, è stata inserita nell'area e nella rete mondiale di riserve della biosfera nell'ambito del programma UNESCO. Bene, erano queste notizie molto importanti sulla città di Ercolano, ma attenzione, come facciamo in ogni puntata, noi ricordiamo adesso un personaggio, una icona, una bellezza di Miss Italia che nel corso degli anni ha avuto grande successo, insomma una donna che ha partecipato a Miss Italia e poi ha avuto grande successo. Oggi, attraverso queste immagini e queste foto, parleremo di Gina Lollobrigida. Era il 1947, aveva 20 anni e dichiarava di amare canto lirico e pittura. Fa quasi tenerezza rivedere oggi la scheda di iscrizione a Miss Italia di Gina Lollobrigida. Eccola, la state guardando proprio in questo istante. Vedete, questa è proprio la scheda di iscrizione a Miss Italia di Gina Lollobrigida. Arrivava da Subiaco, studentessa con la passione della lirica e della pittura ad olio. Seconda a Miss Roma, poi terza a Stresa alle spalle di Lucia Bosè, che vinse il titolo di Miss Italia e poi al secondo posto si classificò Gianna Maria Canale. Gina Lollobrigida si presentò a Miss Italia il 14 agosto del 1947, ignara di quello che sarebbe diventata. Pensate, una delle attrici più brave e più famose al mondo. Gina Lollobrigida è oggi annoverata tra le attrici più autorevoli e significative della storia del cinema ed è stata una dei più importanti sex symbol degli anni 50 e 60 a livello internazionale. 6 David di Donatello, 3 nastri d'argento, un Golden Globe. È stata diretta dai più grandi registi del mondo come Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi e Mario Soldati. Ha lavorato con John Huston, Tony Curtis, Burt Lancaster, Yul Brynner, Frank Sinatra, Sean Connery ed Anthony Quinn. Beh, insomma, abbiamo ricordato una grande icona della bellezza italiana, ma a questo punto, beh, insomma, qui bisogna iniziare. Sta calando la sera qui ad Ercolano, è quasi tutto pronto. Tra qualche minuto inizierà la finale regionale di Miss Sport Campania.
tenetevi pronti, allacciate le cinture di sicurezza perché stiamo per decollare. Arrivano le concorrenti! Insomma, io vorrei capire cosa fai tu qui invece di essere dall'altra parte, insomma, nei camerini per la fase del trucco. Cioè, cosa fate qui, anzi? È troppo caldo, quindi io già sono pronta, mi sono un attimo rinfrescata. Ho visto che ti stavi truccando. Sì, mi sono data una ritoccata da sola perché... non lo so. Come non lo so? Lo faccio sempre per scaramanzia. Senti, ma lui non è geloso della tua partecipazione a Miss Italia? Devi sfilare col costume da bagno, tutti che ti guardano. Mi ha incentivata, anche se super geloso mi ha incentivata. Ah, sei super geloso? Troppo. Quindi sei fiero e orgoglioso di vedere la tua ragazza che sfila niente po' di meno che a Miss Italia. Ma stasera è la volta buona. Tu dici che vincerà? Per la serie, io patete tu, io annanze patatare. Insomma, il papà non può mancare da queste parti. Mai, sei stata accompagnata da lui? Sempre, ogni tappa. Beh, insomma, è un... C'è anche mamma, però. No, Sciaffere, io pensavo il lato economico, andare avanti e indietro, quello che costa la benzina, insomma, bisogna pagare la tangenziale, autostrada. Sciocchezze, sciocchezzole. Penso no, per una non lo so, lo chiedo a tuo padre, vale la pena? Spero di sì, spero che vinca il migliore stasera. Che vinca magari lei magari. Con il numero 20. Magari. Eh beh, questa è una fase importante. Abbastanza importante. Il trucco. Importante. Il trucco che potrebbe nascondere i difetti, magari anche un brufolo. Sì, ma quando uno è bella e bella anche... Sì, quindi non hai messo molto trucco. No, leggero. Ma il trucco serve anche per esaltare il fascino. Sì. Beh, qui c'è tutta una storia particolare da raccontare. Allora, per la serie... Come passano gli anni, come trascorrono gli anni? Beh, abbiamo una ragazza, pensate, che io ho avuto modo di presentare quando lei aveva soltanto 2 anni. Stiamo parlando di 17 anni fa. Che cosa è successo? Mia sorella stava facendo una selezione provinciale e io ero molto piccola, piangevo che volevo venire sul palco con te. Giustamente tu mi hai presa e mi hai fatto sfilare per la prima volta sul palco di Miss Italia. 17 anni fa, dopo 17 anni, ritorna a Miss Italia, non è più bambina, ma vedete, è una bella ragazza che partecipa al concorso di Miss Italia. Guarda un po' che cosa accade a Miss Italia, le grandi storie di Miss Italia. In bocca al lupo per stasera. Grazie. Don't miss it, quel tocco di magia.
grazie amici telespettatori che siete collegati appunto con la città di Ercolano. Questa sera queste ragazze sono ansiose, stanno cumulando un sogno. Come dico spesso, si stanno sognando addosso. Ma stasera chi asciugherà i loro sogni? La giuria? Ma speriamo, in bocca al lupo, facciamo un applauso. Grazie, buonasera amici di Ercolano, fatevi sentire. Andiamoci via, sindaco. Come è andata la serata? So che è stato particolarmente impegnato. Qui arrivavano notizie, conferenza stampa, un evento, avevamo notizie importanti che riguardano il Palazzo Comunale. Che cosa è successo stasera? Stasera è stata una giornata straordinaria perché abbiamo inaugurato una nuova stagione, l'apertura degli spettacoli all'interno del parco archeologico durante la notte. Al costo di 5 euro noi accoglieremo tutti gli ercolanesi e tutti i turisti perché vogliamo investire nella nostra bellezza e non a caso siamo qui ad organizzare Miss Italia. Io vi ringrazio davvero tanto. Per noi organizzare questa iniziativa Ercolano ha un valore simbolico perché noi nella bellezza vogliamo investire. Ercolano vuole affidare il futuro al turismo, alla cultura, allo straordinario patrimonio che abbiamo e quindi siamo in tema. Ragazze, a voi che dirvi, tanti auguri, mi auguro che Ercolano possa essere per voi un trampolino di lancio, non soltanto nello spettacolo, perché se non sbaglio soltanto una di voi poi potrà continuare a sognare, però mi auguro che questa esperienza sia per voi un trampolino di lancio nella vita, perché per essere qui significa che siete delle persone determinate e il nostro paese ha bisogno di donne determinate come voi. Auguri di vero cuore. Il tuo passo deciso, sono in paradiso. Non potrei mai confonderti in mezzo alla gente. Vedo te, poi non c'è più niente. Basso mamma, subito subito sotto a sto solo. Basso mamma, sotto a sta luna. Tu chiama m'amore, ma pieno stasera, ma non me ne fotte. Con camera brucia, sta bene. Le mani arriva! Oggi è linda. Dime che te vas a passar. Oggi è linda. Dime che te innamorarás. Oye sì. Oh no. Nel 1998
lei appare sugli schermi cinematografici con il film L'ultimo Capodanno per la regia di Dino Risi, ha iniziato con Dino Risi, e I volontari di Domenico Costanzo. In televisione compare anche nella Piovra 9, interpretando Carmela, e Anni 50 di Carlo Vanzina. Vive il suo exploit televisivo nel 2001 con il singolare programma film Il protagonista che la vuole nei panni di Carmela. È già arrivata. Io la volevo fare tutta una presentazione per chiamarla, è già arrivata. Fermati, perché sennò qui faremo la... Ho cominciato parecchi anni fa e vi dico una cosa, anzi te la, sì, dico, la dico a te, ma la diciamo a tutti. Io ho iniziato proprio ad Ercolano. No! Sì, giuro, giuro, è stato veramente un flash bellissimo, perché quell'anno, sì, al sindaco, si fece un'iniziativa molto bella, capeggiata da Renato Carpentieri, un nome altisonante nel cinema, che ha vinto tanti premi, nel teatro, nel cinema, un grande maestro, che è stato il mio maestro. Io ero molto giovane, avevo appena compiuto 18 anni, me l'ho presa la maturità, e quell'anno, appunto, 2-3 anni fa, tantissimi anni fa, non mi ricordo esattamente la data, ma sicuramente prima del 98, e fu un'esperienza bellissima, perché riuscirono a coniugare il teatro con l'arte, facendo in modo che gli spettacoli teatrali fossero itineranti all'interno delle ville vesuviane. E il primo spettacolo fu proprio a Villa Campolieto, e io ero una rivoluzionaria della Rivoluzione Francese, perché raccontavamo un po' tutto quel periodo là, visto anche l'attinenza storica di tutto ciò. Per cui complimenti, vivete in una città, in un paese meraviglioso. Giovanna Rei, accompagnata dal sindaco di Ercolano. Si rende stato così la conoscente, canta canzoni adora del primario, non di parole d'amore ardente, ma le parole più gentile e care, patita voglia bene a chi mi sento, ma di parole più carnale e dolce sceglie solo tre, ti voglio bene, belli in donomma tua, saccia chi viene, chi sta in dolore tuo, sai pure tu. La voce mia, voce catena, st'amore va. Street.
vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché? E dillo una volta sola, che pure ti stai drammando, dillo che mi vuoi bene, con mia, con mia, con mia voglio bene a te. Stiamo per conoscere la sesta classificata che questa sera non conquisterà il primo posto, non conquisterà la fascia più importante, ma continuerà a giocare con Miss Italia perché sarà protagonista nelle altre sette finali regionali ed è la concorrente numero 11, Erika Cimino. Si piazza al sesto posto. Miss Italia. La quinta classificata, che è la numero 29, Francesca Giordano, l'ultima ad arrivare alla nostra selezione, ma una ragazza che poi conquista un ottimo quinto posto su 29 partecipanti. E un quarto posto, amici telespettatori, a Miss Italia, l'evento estivo più importante nel nostro paese. E la giuria questa sera ha deciso di affidare la quarta posizione alla numero 23, Benedetta Sbrizzi, a un passo dalla vittoria finale. Miss Italia, alcune volte, amici telespettatori, è stata considerata come l'Olimpiade della bellezza italiana, un campionato italiano di bellezza, c'è l'Olimpo allora. Vedo già un podio con la terza classificata, la seconda classificata, la prima classificata. Medaglia di bronzo questa sera con un ottimo terzo posto per la concorrente numero 8, Filomena Fortunato. Donne che sanno essere poesia. E sono le due che si contenderanno il primo e il secondo posto. Le due ragazze sono la numero 20, Viviana Matteucci. Viviana in fuga verso la vittoria è dietro di te, pedalata dopo pedalata, sta per raggiungere, lei si stacca dal gruppo e raggiunge la numero 20, la numero 10, Rita 15. Eccole che si tengono abbracciate, amici telespettatori, ecco quello che accade a pochi metri dal traguardo, a pochi metri dall'arrivo. Oggi una delle due ragazze conquista una delle fasce più importanti che vengono consegnate a Miss Italia. Quando si parla di Givova, si parla di Campania, si parla di un'industria, di un'azienda campana famosa in tutta Italia. Quando si parla di Givova Sport, si parla anche di televisione, le più belle trasmissioni televisive come Il Grande Fratello VIP e L'Isola dei Famosi, e poi le varie nazionali di calcio, squadre di calcio, di basket che indossano gli indumenti sportivi della Givova. Voglio un altro caloroso applauso per Givova, grande Givova, e voi state per conquistare una fascia
prestigiosissima e la fascia di Miss Sport Genova Campania 2022 qui in Campania andrà alla semifinale nazionale di Miss Italia con questo titolo, la concorrente con il numero 20. Amici telespettatori, guardatela, è lei la vincitrice di questa serata qui nella città di Ercolano. Avete visto quanto è bella? Ad Ercolano ha vinto lei, lei che si chiama Viviana Matteucci, e con questo titolo, con questa fascia e con questa corona raggiungerà le altre 200 e passa concorrenti alla semifinale nazionale. Ecco, ci stanno vedendo, vedi quanti telespettatori, alla fase finale di Miss Italia. E adesso veramente un in bocca al lupo speciale che tu possa ritornare qui in Campania con il titolo di Miss Italia 2022. Bene, Regno di Vita vi ringrazia per la cortese attenzione, un ringraziamento particolare al nostro cameraman, regista Flavio Sollo, e arrivederci quindi alla prossima finale regionale, anzi vi posso già anticipare che si svolgerà nella città di Marignanella. Auguri e complimenti alla nostra Miss Sport Genova Campania 2022, Viviana Matteucci. Ciao amici telespettatori dalla città di Ercolano, ciao a tutti!